Bisognerà attendere i rilievi della polizia autostradale per cercare di capire le cause e la dinamica del drammatico incidente stradale registrato ieri lungo l'autostrada del Sole all'altezza di Frosinone, nel quale è morto Biagio Damiano, 53 anni, di Montesarchio, assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso la questura di Caserta. La macchina d'ordinanza si è scontrata violentemente con un mezzo della società Autostrade, impegnato in un servizio di viabilità. Ferito l'altro agente che era con Damiano. Le sue condizioni sono critiche e per questo è stato trasferito in elicottero al Policlinico Umberto I di Roma. Il sinistro è avvenuto lungo un tratto spesso definito ad alto rischio della Roma-Napoli, quello compreso tra i caselli di Anagni e Frosinone, nel territorio di Ferentino. Il poliziotto della Valle Caudina faceva parte del reparto reggimento a cavallo della Polizia di Stato, presente all'interno della Reggia di Caserta. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Polizia di Stato in lutto per la seconda tragica morte di un agente sannita in appena 33 giorni. Ad agosto, infatti, come si ricorderà, un altro poliziotto in servizio a Milano, ma originario sempre della Valle Caudina, era morto in un altro drammatico incidente in moto.